I carabinieri della compagnia di Alghero lo scorso fine settimana hanno effettuato una serie di controlli nell'ambito di un piano coordinato per la sicurezza e la prevenzione stradale, denunciando in stato di libertà tre automobilisti sorpresi a guidare con un tasso alcolemico largamente superiore alla soglia consentita e ai quali è stata ritirata la patente di guida. Nel medesimo contesto sono stati denunciati anche due minorenni, uno per furto aggravato, perché stava rubando la bicicletta di una signora di Alghero quando è stato sorpreso in flagranza dai carabinieri di pattuglia, e l'altro perché era alla guida di un ciclomotore senza averne mai conseguito il titolo abilitativo. Anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres hanno effettuato analoghi controlli, soprattutto nelle località a maggior flusso turistico e più trafficate come Stintino, Valedoria, Sorso, Castelsardo e la stessa cittadina turritana, denunciando in stato di libertà due persone per guida senza patente in quanto mai conseguita e altre due per guida in stato di ebbrezza alcolica. A queste ultime è stata ovviamente ritirata la patente. I militari hanno inoltre proceduto nei confronti di altri quattro automobilisti, sequestrando loro le rispettive autovetture perché circolavano senza la prescritta copertura assicurativa. Paura ieri a Latte Dolce, dove nel primo pomeriggio è divampato un incendio che ha lambito l'istituto alberghiero di Via Cedrino. Le fiamme si sono sviluppate anche nel vicino quartiere di Sant'Orsola, favorite in alcuni punti anche dalla presenza di sterpaglie e dal vento che ha soffiato per tutto il tempo. Sul posto hanno lavorato per ore diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari, che hanno domato le fiamme solo dopo alcune ore. Sul posto anche la Polizia di Stato e gli agenti della Polizia Municipale, questi ultimi coordinati dal Maggiore Alberto Tessoni. Molta paura tra i residenti, ma fortunatamente la prontezza e l'impegno profuso dai vigili del fuoco, coadiuvati anche dalle forze dell'ordine intervenute, ha impedito che i roghi si propagassero ulteriormente, creando situazioni di pericolo. Si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa di San Vincenzo a Sassari i funerali di Fabrizio Gastaldi, il 44enne, deceduto sabato mattina nel reparto di rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni dopo l'incidente, accaduto al parco Water Paradise di Sorso, si sono aggravate ulteriormente e ogni tentativo dei medici di strapparlo alla morte è risultato vano. Gastaldi domenica scorsa aveva battuto violentemente la testa dopo essere scivolato, in malo modo, da una attrazione del parco acquatico. Una distrazione, forse un movimento sbagliato, hanno fatto sì che il malcapitato finisse la scivolata con la testa contro il fondo della piscina e non con i piedi così come avrebbe dovuto. Immediato è stato l'intervento dei gestori della struttura che hanno allertato il 118. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso e trasferito poi nel reparto di rianimazione in condizioni che erano apparse subito molto gravi. Sabato il tragico epilogo. La famiglia nel frattempo ha autorizzato l'espianto degli organi. Sull'incidente comunque c'è un'indagine in corso, ma al momento sembra che non ci siano dubbi sulla dinamica di quanto accaduto. L'Unione dei Comuni, l'area vasta metropolitana e le difficoltà delle amministrazioni comunali di portare avanti un'azione efficace facendo i conti con le ristrettezze, le difficoltà e la mancanza di fondi. Questi i temi che hanno caratterizzato l'incontro di venerdì tra il sindaco di Sassari Nicola Sanna e quello di Usini Antonio Brundu in visita ufficiale a Palazzo Ducale a un mese dalle elezioni amministrative che lo hanno visto vincere con una lista civica. Il primo cittadino di Sassari, durante la discussione sull'area metropolitana, ha fatto cenno alla possibilità di un allargamento alle unioni dei comuni e alla necessità di una riunione per avviare atti di programmazione unitaria. L'obiettivo è quello di un'area vasta che consolidi rapporti con la Gallura per poter vantare elementi strategici come porti e aeroporti, che rafforzino l'intera area e non escludano le zone interne in un'ottica di sviluppo equilibrato. All'incontro erano presenti anche il vice sindaco di Usini, Giovanni Antonio Secchi, Milena Meloni, assessore alla cultura, e Sandro Cuccu, capogruppo di maggioranza in consiglio comunale. Prima dei saluti, il sindaco di Sassari ha donato al suo collega un libro sui candelieri, mentre il primo cittadino di Usini ha fatto dono dello stemma lavorato in legno della cittadina del Coros al sindaco della città capoluogo. Ben
Bentrovati anche oggi con un nuovo appuntamento di Tele G in Radio. Buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo i nostri contatti. 079 26 11 50 è il nostro numero di telefono se volete chiamarci. info@teleg.tv se invece preferite mandarci una mail. Il nostro sito www.teleg.tv dove ogni giorno troverete tutti i nostri notiziari, l'archivio dei notiziari e ovviamente tutte le nostre produzioni. L'amministrazione comunale di Nulvi, il sindaco Antonello Cubaiu, il vice sindaco e l'assessore alla pubblica istruzione, cultura e spettacolo Elvira De Cortes, l'assessore all'assetto territoriale, urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, manutenzioni, attività produttive Luigi Cucureddu, l'assessore alle politiche socioassistenziali e famiglia Francesco Caddeo, il consigliere con delega alle politiche giovanili e sport Massimino Latte, il consigliere con delega alle politiche di organizzazione e gestione del personale Marta Meloni, il consigliere con delega alle politiche innovazione in agricoltura Andreina Piras, il consigliere con delega alle politiche ambientali Antonella Piras, il consigliere in affiancamento all'assessore ai servizi sociali Maria Rimedia Tedde e tutti i componenti della lista End to Know ringraziano con affetto la popolazione nulvese per la massiccia partecipazione messa in campo venerdì 11 luglio scorso in occasione della serata organizzata al campo sportivo Antonello Canu di Nulvi per festeggiare l'inizio del nuovo corso amministrativo, momento topico per una comunità da condividere con la stessa comunità. L'amministrazione comunale e tutti i componenti della lista End to Know sentono il dovere di ringraziare tutti i nulvesi che hanno contribuito significativamente alla riuscita della festa, così spiegato il sindaco Cubaiu a nome di tutta la sua squadra. Una occasione fortemente voluta da noi amministratori per aggregare, per includere, per coinvolgere la cittadinanza nel progetto, nel tentativo di richiamare alla mente l'importanza del valore dello stare insieme, utile ad affrontare in maniera proficua le insidie, le difficoltà e le numerose problematiche del nostro territorio. Ha così proseguito, un'occasione per rimarcare, qualora ce ne fosse bisogno, la forte e ben definita identità della nostra comunità. Per rimarcare l'orgoglio e la fierezza dell'essere nulvesi anche al cospetto della devastante crisi economica che è attraversata dall'Italia, dalla Sardegna e dal nostro paese. Oltre 1000 le persone che hanno affollato gli spazi dell'impianto sportivo nulvese, occasione di confronto e socializzazione con centinaia di persone, attorno a un tavolo a gustare i piatti tipici della tradizione in una notte d'estate rinfrescata dal maestrale, da un vento nuovo che in un momento di grande difficoltà punta a riaccendere la speranza. Nella gente, la priorità dell'amministrazione, già dalla lista End to Know, è far riemergere la speranza nell'intera comunità, oramai soffocata dalla rassegnazione, spiega il primo cittadino. La bellissima festa di cui tutti siamo stati protagonisti ha dato forse la prima scossa al sopracitato sentimento di rassegnazione, liberando proprio quella speranza oramai da tempo imprigionata. Le sfide che il futuro ci mette davanti non ci spaventano, ma solo se le affronteremo insieme potremo vincerle, ha chiuso il sindaco Antonello Cubaiu. Ancora un immenso grazie a tutti coloro che vi hanno partecipato e alla mia squadra di amministratori che ha messo in campo forza e impegno. Un grazie speciale a tutti quei cittadini grazie ai quali è stata consentita l'organizzazione della serata. Questo era il comunicato dell'amministrazione comunale di Nulvi, appunto, circa la festa che è stata organizzata per il nuovo sindaco. Vi leggo adesso un comunicato che arriva dal comune di Porto Torres. Parchi urbani, vie e spiagge presi di mira dai nemici dell'ambiente. Il sindaco di Porto Torres, Sean Wheeler, non ci sta. Le strade e le zone più belle di Porto Torres non possono essere violentate. Faccio appello a tutte le persone con coscienza affinché segnalino agli uffici comunali e alla polizia locale elementi utili per risalire agli autori degli episodi di illegalità. A coloro che non rispettano il nostro territorio chiedo di riflettere bene sulla gravità del gesto che compiono. Nel frattempo ho deciso di andare dai carabinieri per presentare denuncia contro ignoti. La dura presa di posizione del sindaco di Porto Torres arriva pochi giorni dopo la pulizia dei litorali attuata dai volontari e la pulizia dell'area di accesso alla spiaggia della Farrizza avviata dal comune di Porto Torres attraverso la multiservizi. In quest'ultimo caso erano state recuperate grandi quantità di rifiuti di ogni tipo, ma in quella stessa zona, a distanza di 48 ore, i vandali sono tornati abbandonando altri sacchetti pieni di spazzatura.
La vergogna si è ripetuta al parco Baden-Powell, dove sono stati lasciati sul terreno cumuli di carta, fazzoletti e lattine. I nemici dell'ambiente sono entrati in azione anche nei pressi delle spiagge. Questi fenomeni si stanno intensificando, l'ambiente viene violentato e l'immagine di Porto Torres dall'esterno è penalizzata. L'appello lo rivolgo inoltre a quanti gettano mozziconi di sigarette, una lattina, un fazzoletto, una bottiglia nelle strade, magari avendo a disposizione cestini semivuoti nelle vicinanze. Abbiamo chiesto alla polizia locale, prosegue il sindaco Sean Wheeler, di incrementare i controlli per verificare comportamenti fuori dalla legalità e alla società che gestisce la raccolta di rifiuti abbiamo chiesto di posizionare contenitori più capienti nei punti di maggior flusso. Noi, supportati dalle forze dell'ordine, presteremo la massima attenzione, cercando di intervenire per ridimensionare il fenomeno, ha concluso il primo cittadino Sean Wheeler. Ma ci attendiamo, spiega, che un maggior senso di responsabilità dai cittadini e un maggior rispetto del bene pubblico. Queste erano le parole del sindaco di Porto Torres, Sean Wheeler. Io, come sempre, vi ringrazio per averci scelto anche oggi. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Naturalmente, dopo la pausa pubblicitaria c'è la seconda parte del nostro notiziario. L'appuntamento con Teleggin Radio è rinnovato per la prossima. Ciao e grazie. Thank you.
Concerti Marilisa De Carolis, campagna abbonamenti 2015-2016, diritto di prelazione vecchi abbonati entro il 16 luglio prossimo. Info da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 allo 079 23 2468 o 079 23 7579. Indirizzo mail enteconcertidecarolis@enteconcerti.191.it. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.